Buonasera Michele Rocca, la prima domanda è quella di Domenico Carella di Foggia Sport 24 del Corriere del Mezzogiorno, il quale vi chiede come si può fare risultato e passare il turno a Catania, una domanda che si lega un po' a quella di Alessandro Tosques di Foggia Calciomani di Foggia Today, il quale chiede quali sono gli errori commessi nelle due gare di campionato col Catania e quali quelli da non commettere. Buonasera a tutti. Allora sì, noi siamo consapevoli del fatto che possiamo giocarcela con tutti, quindi anche se molti o la maggior parte ci danno già per sconfitti, questo non ci deve interessare. Dobbiamo affrontare la partita nel miglior modo possibile, e con la giusta cattiveria e con più voglia di loro di poterla vincere. E secondo me se mettiamo lo spirito giusto, la cattiveria giusta e diamo il 100%, possiamo essere fastidiosi. Tiziano Richello di Telebru ti dice: una stagione in 90 minuti, una gara da dentro fuori, basterebbe affrontarla come nei 25 minuti, nei primi 25 minuti di domenica sera proprio contro il Catania, sei d'accordo? Sì, assolutamente, i primi 25, anzi forse anche la prima mezz'ora di gioco è stata un'ottima gara, l'abbiamo interpretata bene, infatti siamo andati anche in vantaggio due volte. Purtroppo poi siamo calati, abbiamo smesso di giocare la palla e purtroppo prendendo anche un gol che secondo me era irrevitabile, anche perché è arrivato da un'azione nostra, che eravamo in fase offensiva. Ecco, secondo me se fossimo anche andati all'intervallo sul 2-0 avremmo visto un'altra partita. Come ci arriva il Foggia a questa gara da dentro fuori di Catania? Noi dobbiamo essere tranquilli e sereni, ma soprattutto anche da un altro lato magari consapevoli del fatto che possiamo giocarci, anzi ci giochiamo tanto come città, come squadra, ma anche come giocatori, perché giocarsi dei playoff e dei playoff così importanti vuol dire tanto per tutti e per il futuro di ognuno di noi. Claudio Carbonara di Antenna Sud ti chiede: in questo momento in cui il Covid condiziona comunque i big, si sente un po' lei il trascinatore di questa squadra? No, come ho già detto in altre interviste, secondo me la forza di questa squadra è stato appunto il gruppo, l'unione di gruppo. È normale che quando ci sono diverse assenze o diversi problemi, ognuno cerca sempre di dare il massimo e di aiutare magari i compagni in difficoltà, e io questo è quello che faccio sempre. Pino Autunno dell'Attacco e Alberto Mangano del Mattioni Foggia fanno una domanda più o meno simile, ossia un girone di ritorno al di sotto delle aspettative. Hai difettato in prestazioni e in fatto di gol, le ragioni quali potrebbero essere? Quello di aver giocato, insomma, di aver giocato in una posizione diversa? E sei pronto a Catania, insomma, a riscattare, a smentire tutti? Sì, se analizziamo il girone di ritorno, purtroppo sia anche a causa dell'infortunio, poi anche le ultime 5-6 partite le ho giocate da play, e ovviamente è un ruolo diverso, un ruolo che richiede diversi compiti e quindi difficilmente si hanno molte occasioni da gol. Quindi contando il girone di ritorno penso di aver fatto solo 4-5 partite nel ruolo di mezzala e penso sia più che giustificata la cosa. Daniel Miuli di Foggia Calciomania ti chiede se hai già parlato con la società del tuo futuro e che voto dai alla tua stagione con la maglia del Foggia. No, non ho ancora parlato e preferisco non avere distrazioni in questo momento, e quindi quando finirà la stagione tireremo le somme e vedremo che fare nel futuro. E per quanto riguarda anche il voto preferisco darlo a fine stagione.